Bergamo 2035, per questo nuovo anno accademico il tema è la mobilità. Che tipo di contributo vi aspettate dagli studenti bergamaschi e dell'Università di Harvard? Ci aspettiamo un contributo con una visione, perché dobbiamo riuscire a capire esattamente dove va il sistema della mobilità di una città di medie dimensioni come la nostra nell'orizzonte di lungo periodo. E ci aspettiamo anche qualche proposta concreta, qualche soluzione. Direi che tutto il mondo si sta ponendo problemi più o meno simili. La congestione dei centri urbani è una condizione abbastanza frequente, non soltanto in Italia, e quindi riuscire a mettere a fuoco delle soluzioni che riguardino, che vengono dalla tecnologia o che vengono dal cambiamento di abitudini dei cittadini, credo che possa effettivamente portarci delle proposte anche spendibili, forse non necessariamente nell'orizzonte più lungo del 2035, ma anche prima, quindi che la politica possa far sue e concretizzare.